Buongiorno con Timoteo. Alcune riflessioni sulle lettere pastorali di San Paolo a Timoteo di Hans Urs von Balthasar. Capitolo 1, versetto 13. Sebbene in precedenza fossi un bestemmiatore, un persecutore e un empio, ma Dio ha avuto pietà di me, poiché ho agito senza saperlo nella mancanza di fede. Da questa oscurità del peccato giunge colui che è stato chiamato e il suo passato gli resta nella memoria, a glorificazione della grazia e per nessun altro motivo, né per interesse psicologico in sé, né per incapacità masochistica di liberarsene. Così il cristiano Agostino confessa il suo passato per esaltare la grazia, neppure per porsi come modello di convertito. Paolo non intende scusarsi richiamandosi alla sua ignoranza, perché la mancanza di fede è il peccato più grande. Egli fa parte di coloro cui è diretta la parola della croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Così anche l'essere portati dal buio della mancanza di fede alla sua luce meravigliosa è la situazione normale. Da qui si può intraprendere una missione, un apostolato. Diverso sarebbe se qualcuno peccasse nella fede, nella conoscenza, dopo aver intrapreso la sua missione. Costui perderebbe coscientemente, per quanto lo riguarda, la grazia.